Buongiorno a tutti amici collezionisti, come state? Spero tutto bene. Come avevo accennato in un video precedente, quello riguardante le VHS della pallacanestro, vi avevo fatto vedere già un'anteprima. Oggi parliamo delle cassette che ho ritrovato del Mega Drive. Io non sono un super collezionista di retro gaming, le mie uniche collezioni di retro gaming sono i Game Boy al momento, di cui ho varie versioni, varie colorazioni e recentemente ho recuperato l'ultima, l'unica che non ho mai avuto perché da piccolo non ci ho mai giocato, quando è uscito già grande, il Game Boy Advance SP e l'Amiga 500, 1200 e 600 che possiedo da quando sono piccolo e grazie anche al fatto che mia zia ad esempio aveva amici che all'epoca lavoravano in quell'ambito. E andavo a casa loro, compravo le cassettine e quindi ne ho sempre avute molte. Il fatto che io non colleziono console retro gaming probabilmente è dovuto anche proprio a questo, perché ho fatto il salto da Amiga, Amiga 500 e Amiga 500 Plus, a computer, direttamente a computer. Mentre mio fratello ha avuto anche la PlayStation 1, che poi ci ho giocato anche io, ma non mi è rimasta nel cuore come gli Amiga, il Commodore, il Game Boy che mi portavo in giro, e anche ancora prima gli scacciapensieri come il Jig Tiger oppure antecedente al Jig Tiger. Infatti anche dei Jig Tiger ne ho parecchi. In futuro vi farò un video facendoveli vedere tutti. Torniamo a noi. Al mercatino ho ritrovato, adesso ve li mostro meglio, un bel po' di cassettine VHS del Mega Drive. Qualcuna è già partita per altri lidi, una per la Francia e una da un altro ragazzo italiano, perché queste per me sono merci di scambio, oppure per ottenere qualche soldo extra da poter reinvestire in questo caso su Vinted o su altre piattaforme. Per questo mi sbrigo a fare questo video, perché magari già domani, oltre a quella dei Power Ranger che ho venduto oggi, oltre a quella di Donald Duck nel Maui, mi sembra si chiami, non la conoscevo, che ho venduto sempre oggi. Ieri ho venduto anche un'altra del Mega Drive che si chiama Chakan, un gioco che non ho mai sentito. Magari se lo conoscete, parlatemene un po' nei commenti. E adesso vi mostro quello che per ora mi è rimasto e che a breve prenderà probabilmente altri lidi. Ho già delle prenotazioni, ad esempio, per una cassetta qua in mezzo che vi mostro tra poco. Ecco qui, vi mostro Ghostbusters. Le cassette della Sega Mega Drive mi piacciono molto le scatole. Belle compatte, solide, bel design sul fondo scuro generalmente. Queste Ghostbusters dell'89, dietro abbiamo un po' di descrizioni in varie lingue e qualche immagine. Qua stiamo parlando proprio degli albori della grafica videoludica. Qua abbiamo un gioco che non conoscevo, del wrestling, Wrestle War. Questo è del 91. Sbatacchiamenti di corpo e schienate, lacce e impalature. Partecipate all'azione con Wrestle War della Sega. Uno o due giocatori, 16 bit, e qua come la cassettina dei Ghostbusters abbiamo una descrizione in varie lingue con le immagini. Poi abbiamo del Sega Genesis 16 bit come formato Super Monaco GP. Ovviamente, essendo Sega Genesis, giriamo versione in inglese con una PO Box di South San Francisco, California,
cassetta made in Japan del 1990. All'interno questa penso che... ah no, ce l'ha. Questa ha il suo libretto di istruzioni. Anche le altre, se non sbaglio, ce l'avevano. Sì, hanno il loro libretto di istruzione. Libretto bello corposo, con le varie lingue, insegna i vari comandi. Guardiamo una pagina a caso, prendiamo, tac. Gioco a due giocatori, 2-player game. La maggior parte di questi miei ritrovamenti, trovati veramente con un colpo di fortuna insieme alle VHS di cui vi parlavo nello scorso video, sono state veramente a un prezzo irrisorio e non potevo lasciarle lì. Abbiamo anche Rambo 3, sempre del Mega Drive, 1990, anche qua con le sue grafiche. Questo mi ricorda molto un Rambo, se non ricordo male era Rambo, no, non so se era Rambo o un altro gioco, no, era Guerrilla e qualcosa del genere per Amiga. Me lo ricorda molto questa immagine qua, un gioco che c'era per Amiga 500 che si chiamava Guerrilla e qualcosa. Ci devo guardare perché c'è poi ancora quel gioco lì. Qua abbiamo un classico gioco della pallacanestro NBA del 96. Tra l'altro non sapevo fossero usciti per Mega Drive e non sapevo ci fossero ancora giochi del Mega Drive in quel periodo, perché proprio io sono molto ignorante. Per quel poco che ho visto, l'ho visto su YouTube guardando dei grandissimi collezionisti che conosco. Qua si può addirittura giocare in 4 simultaneamente, c'è scritto qua nel riquadro rosso. Ovviamente anche qua descrizione dell'oggetto del gioco in varie lingue e qualche immagine inerente alla Next Generation NBA, a questo gioco con la sua cassettina e il suo librone bello, bello ciunto, inglese, francese, italiano e svedese. Poi abbiamo sempre Mega Drive, tutti sono dei Mega Drive, Super Hang-On, classico anche questo me lo ricordo, secondo me anche in sala giochi ci giocavamo. Comunque è famoso perché è dentro, questo non c'ha e infatti non ha il libretto di istruzioni. Poi abbiamo la sua bella cassettina con la sua grafica in custodia originale. Questo è un gioco che ho fatto ma non me lo ricordo bene su che piattaforma. Mi ricordo di averlo giocato Earthworm Jim, forse per computer, forse è stato un gioco che ho avuto per computer. Anche qui abbiamo il gioco in varie lingue, dietro abbiamo le varie lingue e tutte le varie diciture di età eccetera e qualche immagine del gioco. Infine abbiamo Trittico Super Mortal Kombat 3 Altered Beast, gioco che adoro, e il grandissimo Golden Axe. Questo è un gioco che tra sala giochi e Amiga, qualsiasi console trovassi da amici, questo ci giocavo di continuo. L'ho anche finito, mi ricordo, in sala giochi, spendendo un patrimonio. 1990. Mi piace molto la grafica dei personaggi principali, quelli che puoi scegliere all'inizio per combattere, con il drago dietro. Altered Beast, un altro super mega gioco che sicuramente molti di voi ricorderanno con le varie trasformazioni di questo umano in bestia. Gioco bello e anche complicato, me lo ricordo molto difficile.
E infine il classicone di Mortal Kombat nella sua terza versione. Tra l'altro, gioco che va ancora, se non sbaglio, lo stanno ancora facendo. Mortal Kombat ne deve uscire uno nuovo, mi pare. È uscito proprio in questi giorni. Io sceglievo come giocatore, non mi ricordo neanche i nomi, Sub-Zero lo sceglievo, mi ricordo. Sì, e poi Cage, se non ricordo male, che era uno che giocavi da solo, è possibile? Non lo so, boh. Comunque mi è sempre piaciuto Mortal Kombat 3, infatti per Amiga ce l'ho. Ho anche altri picchiaduro come Street Fighter, come Body Balls, Blows, Balls, non so, mi ricordo come si chiama, e altri. E con questo ultimo excursus, dopo aver visto Mortal Kombat 3, io ho fatto vedere tutte le cassettine che ho trovato, tranne quelle dei Power Rangers che ho già venduto, quella di Paperino e Chakan, quella altra che vi dicevo. E niente, io vi saluto e nel caso vogliate non so, farmi delle domande oppure propormi il video di qualche altra cosa che vi piace, se avete delle domande potete scrivermele qua sotto nei commenti. Io vi volevo solo chiedere qual è il vostro gioco preferito di retro gaming, diciamo il gioco dell'infanzia a cui siete più legati, che sia Tetris, che sia Pac-Man della sala giochi o di qualche altra piattaforma, che sia un Final Fantasy, qualunque gioco sia della vostra infanzia, qual è quello a cui siete più legati. Il mio, personalmente, io so personalmente per Amiga ho Age of Empire. No, quello che giocavo già computer. Per Amiga ho. Populous. Populous mi piaceva un sacco, anche se era un gioco particolare, forse meno da bambini rispetto ad altri. E mi piaceva anche un altro gioco che non mi ricordo il nome. Tu avevi un carro armatino, dovevi sparare agli altri carri armati, un po' come Angry Birds, diciamo, però fatto con la grafica di una volta. Non mi viene in mente come si chiama, quel gioco lì mi piaceva molto. Mentre su computer Age of Empire e i giochi simili. Ah, nell'Amiga anche Monkey Island, che purtroppo non sono mai riuscito a finire perché come tutti il caricamento era troppo lento, e anche un Indiana Jones, quello di Atlantide, avevo 12 floppy, mi ricordo, mai finito perché si bloccava il caricamento sempre perché si surriscaldava. Bene, ecco, scrivetemi qui sotto nei commenti se avete voglia i vostri ricordi e quali sono i vostri giochi preferiti del passato. E niente, io vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi video qui su Balbo Toys. Ciao ciao, buona giornata a tutti.